Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi spiegheremo come fare delle riprese in stile drone FPV, ma senza avere un drone FPV. Sembra impossibile, ma non è così. Prima però vogliamo ringraziare uno dei nostri sponsor, CleanMyMac, che è un programma davvero molto utile per tenere sempre monitorato lo stato del vostro Mac. In descrizione trovate tutti i link per avere maggiori informazioni o per acquistarlo aiutando il nostro canale. Ora passiamo al video vero e proprio. Avremo bisogno di una Insta360 One R Twin Edition, un poll che più lungo è meglio è e tanta creatività. Ma perché proprio un Insta360 One R con il modulo da 360 e non una GoPro Hero 9 o simili? La risposta è molto semplice, perché per simulare il volo di un drone è necessario per forza di cose avere una ripresa a 360 gradi e non solo a 180. La prima cosa che dobbiamo fare, e anche la più importante, è scegliere la giusta location. Diffidate dalle location libere da ostacoli o troppo spoglie. A noi servono. Servono perché interagendo con loro avremo un risultato finale molto più creativo. Un altro punto che ritengo fondamentale è di scegliere una location per il più possibile senza persone. Altrimenti in post-produzione, quando andremo a velocizzare il tutto, le persone accentueranno l'effetto e lo renderanno molto evidente. Ora arriva la parte più divertente del processo. Dovrete semplicemente interagire con la vostra location, sfiorando gli ostacoli, facendo dei movimenti abbastanza dolci, ricordandovi di non effettuare mai e poi mai movimenti troppo netti. Naturalmente, chi vi vedrà operare nella vostra location vi prenderà davvero per pazzi. Ma non preoccupatevi, una volta che vedranno i vostri risultati finali, rimarranno davvero senza parole per quanto questo effetto possa essere interessante. Ora non ci rimane che post-produrre i nostri video. E se sembravate pazzi a registrarli questi video, sembrerete ancora più pazzi nel post-produrli attraverso l'app. La prima parte la faremo direttamente in app, essendo davvero comoda e veloce. Andremo all'inizio del video, cliccheremo sul tasto più per poi selezionare la modalità Viewfinder. Questa modalità è davvero top in quanto ci permette di navigare utilizzando fisicamente il nostro telefono all'interno del video. Una sorta di realtà aumentata, insomma. Ora, grazie a questa modalità, dovremo essere bravi a simulare al meglio i movimenti di un drone FPV. Uno dei punti fondamentali è l'inclinazione dell'orizzonte durante le curve, in modo da avvicinarvi il più possibile allo stile di ripresa che hanno i droni FPV. E non demoralizzatevi se non vi uscirà al primo colpo. I risultati migliori si ottengono per tentativi, anche perché per ottenere un risultato davvero efficace bisogna essere davvero sincronizzati anche con i movimenti della camera. Una volta ottenuti i risultati che cercavamo, dobbiamo passare alla gestione della velocità. E qui abbiamo due alternative. La prima alternativa è di utilizzare direttamente l'app, dove potremo andare a gestire la velocità però con dei cambi un po' netti, anche se riusciremo ad aggiungere un motion blur abbastanza credibile. Mentre se lavoriamo direttamente dal computer, la velocità la potremo gestire molto più gradualmente, ma sarà un po' più complicato aggiungere del motion blur. Io personalmente questa parte la gestisco direttamente in app, dando un per due generico sulla velocità, e andando poi a gestire in Premiere i cambi più dinamici. Una volta reinquadrato il nostro video e cambiata la nostra velocità, non ci rimane che esportarlo alla massima qualità e inviarlo sul nostro PC. A questo punto forse vi starete anche chiedendo perché questa prima parte l'abbiamo fatta in app e non direttamente su Premiere o sul programma proprietario di Insta. La risposta è davvero molto semplice, perché grazie alla funzione di Viewfinder che troviamo nell'app proprietaria di Insta, è sicuramente più facile e più rapido fare questo tipo di lavorazione prima in app, per poi rifinirla solamente al computer. Ora possiamo dire che il grosso del video è praticamente fatto. Non ci rimane che aggiungere un po' di sound design. Qui ci vuole tanta creatività e dovete giocare con gli elementi che trovate nel vostro video. Ad esempio, se avete un corso d'acqua vicino, aggiungerete il rumore dell'acqua. Se avete un animale, aggiungerete il verso di quell'animale. E così via con tutti gli elementi che ritrovate nelle vostre clip. Qui sta un po' tutto nella vostra creatività. Più riuscite ad ambientare il vostro video, più l'utente finale sarà coinvolto e continuerà a guardarlo. Sicuramente Artlist è la scelta migliore se state cercando suoni. In descrizione trovate anche il nostro link affiliato che vi permetterà di aggiungere 2 mesi extra al vostro abbonamento annuale. In alternativa ci sono sempre YouTube e Facebook che vengono in nostro soccorso, con la loro libreria gratis di musica e suoni. Un'altra alternativa molto interessante che a volte io utilizzo è freesound.org. Ci siamo! Abbiamo reinquadrato il nostro video, l'abbiamo velocizzato, abbiamo aggiunto i suoni e i rumori di fondo. Ora non ci resta che caricarlo sui social e vedere in quante persone si accorgeranno che lo strumento che avete utilizzato non è esattamente un drone. Spero che questo tutorial vi sia tornato utile e che possiate anche utilizzarlo al più presto. Se avete ulteriori dubbi o domande scrivetele pure qua sotto nei commenti. In descrizione, come sempre, trovate una lista dei nostri prodotti e servizi consigliati. Ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Thank you.